E c'è la risposta da te o diamo la parola prima alla... Presidente, per concludere i lavori, per me sarebbe opportuno dare una risposta successivamente. Benissimo, allora invito il signor Paradiso, invito il signor Paradiso ad avvicinarsi alla postazione per il... Dove... Altro piccolo chiarimento, siccome in conferenza di capigruppo si era chiarito il fatto che le risposte sarebbero state, tra virgolette, immediate, posso, tra virgolette, sorvolare sul fatto certo, che a me o al nostro gruppo sia, la risposta sia data successivamente, anche qui ci saranno altri argomenti che porremo all'attenzione dell'assessore. Però gradirei, almeno per quanto riguarda gli interventi del pubblico, che prego di contenersi nei limiti temporali sugli argomenti che sono all'ordine del giorno, la risposta sia data nell'immediato. Grazie. Allora, prego, si può avvicinare alla postazione? Magari da qua, tanto mi sentono, mi vedete voi, mi sentite voi? No, c'è la forma registrazione, dobbiamo comunque... Ah, con la forma registrazione. Vi ricordo che l'intervento è nell'arco temporale di 10 minuti. Ok. Prego. Ah, mi devo sapere. Allora, buonasera a tutti. Auguro buonasera a tutti. Mi chiamo Attilio Paradiso, per chi non mi conoscesse, e abito nei pressi del cimitero di Pastene. Quest'anno fanno esattamente 20 anni. Presidente, prima di fare le domande, io ne avevo preparato una trentina. Mi rendo conto che in 10 minuti sono impossibili, però sono stato prudente, visto che... ho ascoltato che c'era pure qualche persona che ha chiesto, magari ne sciupo molto di meno dei 10 minuti, così magari se poi lei mi deve essere opportuno da spazio pure agli altri di parlare. E quindi questa renda domande le metto da parte e io me le sono scritte proprio per temporizzare ed essere più breve quanto possibile. Premetto che la commissione istituita per il PUC non ha dato risposte soddisfacenti in ordine al mio reclamo, né ha fornito riscontro al successivo ricorso del 21 ottobre 2016, un ricorso vero e proprio, con il quale chiedevo che le mie dimostranze fossero riesaminate e discusse alla presenza dei sindacati, dei funzionari firmatari del PUC, di almeno un consigliere di minoranza e di un soggetto nominato da un'organizzazione ambientalistica riconosciuta. E veniamo subito alla prima domanda. Signor Sindaco, come giustifica la scomparsa del primo tratto di via Vallone San Nicola dalle mappe allegate al PUC, visto che è stato picchettato dal geometra Ian Mazzone, Claudio Petrilla, e dal suo privato tecnico di fiducia, geometra Panella? È tenuto conto altresì che il responsabile dell'ufficio tecnico Maioli e lei stesso, appena dopo le elezioni del 2011, aveva dichiarato per iscritto che intendevate riaprire il tratto di strada comunale in disuso per venire incontro alle richieste avanzate dai combinanti. Queste sono parole firmate, scritte da lei e dal capotecnico e dall'ingegnere Lena. Quando pensa che da oltre 20 anni i combinanti hanno occupato la via comunale con alberi di ogni genere, rottami, aratura invasiva, una lunga recinzione e fabbricati abusivi, che peraltro non sono stati ancora demoliti per quando c'è una sentenza definitiva, e quindi diventa esecutiva quella sentenza, e nemmeno sanzionati dal comune, come la legge prevede. Questa è la prima domanda. Aspetto una risposta. Ha terminato il suo intervento? No, ho fatto la prima domanda, poi le faccio altre due. Va bene, ma non è in questo il time. Lei finisce l'intervento e poi l'assessore delegato darà tutte le risposte più appropriate. Nel modulo di osservazione al PUC, e allora recupero 2 minuti, ci voglio. Lei ne ha sempre 10. Va bene, ma magari me li contengo per dopo. Sotto i piedi, dai. Nel modulo di osservazione al PUC e poi nel ricorso ho fatto rilevare che il fabbricato da demolire,
quello che avete confiscato alla fine dell'anno, dopo 20 anni, è stato dimezzato sulla cartografia legata al PUC. La pianta è la metà di quella che realmente è, tanto per intenderci. Visto che non c'è stata risposta nemmeno a questa domanda, ora replico, come giustifica, signor Sindaco, tale difformità rispetto alla reale dimensione del fabbricato, quando l'aerofotogrammetria, se non fosse stata artificiosamente alterata da qualche tecnico che si è intrufolato e ha cambiato le mappe redatte dall'ingegnere Iadarola, scusi, avrebbe rilevato non solo le reali dimensioni della casa, perché quelle sono le reali dimensioni che tenete anche sul progetto, e conforme al progetto, ma che il seminterrato ha invaso ampiamente la via comunale che costeggia il mio fabbricato. Questa era la seconda domanda. E teniamo la terza. Il procuratore generale di Palermo dice, scappinato, recito esattamente le parole, i comuni devono far applicare la legge abbattendo le case abusive. La legge non è carta straccia. Ma quel che è più grave è che da parte dei pubblici amministratori non viene applicata una sanzione da 2.000 a 20.000 euro nei confronti di chi ha costruito abusivamente. Questa è la legge. Ripeto, non è carta straccia. Domando, questa volta al sindaco, perché questa, chi sapesse per lui, dopo l'ordine di demolizione del suo fabbricato, l'abuso edilizio è stato sanzionato dall'ufficio tecnico e in caso affermativo il comune quando è incassato dalla signoria vostra? È finito, grazie. Ha terminato il suo intervento. Sì. La ringrazio. Prego, assessore. Buonasera al Presidente, grazie. Chiedo al Presidente prego, di relazionare subito, grazie. Saluto il Sindaco, i colleghi consiglieri, l'assessore Mammolo presente in aula e il pubblico che gentilmente questa sera è qui in aula per assistere a questa seduta consigliare. Per quanto riguarda le tre domande che sono state poste dal signor Attilio Paradiso, ritengo che in questa sede non sia possibile dare una risposta compiuta, perché sarebbe necessario consultare gli atti d'ufficio, perché si tratta di questioni specifiche di dettaglio che non sono oggetto di argomento, di argomento dell'ordine del giorno. Per cui non ritengo che l'assessorato possa rispondere alle domande poste, anche perché, come dicevo, escono dall'argomento dell'ordine del giorno. Mi scusi, riprendo la parola perché ce l'ho ancora i minuti. Ce l'ho ancora i minuti, perché se non mi rispondono dovrò anche replicare, no? No, lei allora, io gli ho chiesto prima, no, ha terminato il suo intervento. Ho terminato, ve l'ho detto che mi riservavo gli altri minuti per replicare. No, riservato per alcuni minuti. Ma non avevo avuto risposta, ok, mi darà lei la parola quando ritiene opportuno. Sì, grazie. Vabbè. Allora, questo è un invito il signor Zambetti che dice, allora dice a San Paolo che era l'intervento che ha preso. Prego. Questo non è un tribunale, è avvocato. Presidente, chiedo scusa, perché se mi no. Qua non si può avvalere della facoltà di non rispondere. Saltare le spalle. Ci arrivo. Sì, c'è il suo risultato. Preferisco stare in piedi. Non a caso il tuo stesso posto dell'anno scorso. Allora, cominciate a avere il tempo. 18. Ringrazio il Presidente, il Sindaco, l'amministrazione, l'opposizione per aver dato luogo a questa opportunità di discussione su un argomento importante, il pubblico intervenuto e mi dispiace che prenotati a parlare tra la comunità siano solamente tre persone, perché ritengo che oltre al sottoscritto ci siano persone ancora più
competenti a livello amministrativo e come memoria storica per trattare questo argomento, che d'altronde poi vede anche una sensibilità per dar luogo, ecco, alla discussione. Personalmente ho redatto circa una decina di osservazioni personali e non su singoli punti dell'organizzazione, in più ho anche presentato un paio di osservazioni su alcuni articoli del PUC. E l'ultimo, mi farebbe piacere ricordare che il 22 agosto, proprio alla luce di una serie di problematiche che erano venute fuori da discussioni casuali, avevo anche fatto una lettera al Comune prima della scadenza con un invito, quello di temporeggiare, eventualmente anche di dar luogo ad una sospensione o perché no anche a un ritiro del PUC. Questa è una mia nota che è legata ad un protocollo PEC del 22 agosto. Io ritengo che questa discussione doveva essere principalmente una discussione politica, un confronto basato su alcuni elementi che avevano portato alla scelta della redazione di questo libro di piano e nelle modalità purtroppo che hanno dato luogo a ben, non vorrei dire numeri precisi, 148 osservazioni. 148 osservazioni ufficiali, però sicuramente ci sono state discussioni tra tecnici, tra i cittadini, anche di altri aspetti che non sono stati trattati. Purtroppo io non ho preparato nulla di diretto, perché mi auguravo appunto di sapere anche e di conoscere come era stato richiesto dall'opposizione nella persona del consigliere Petrella lo stato attuale di questo PUC. Quindi per alcune cose parlerò sicuramente per elementi che probabilmente sono anche imprecisi, perché alla luce di una serie di notizie, di informazioni, questo piano non si sa se ha evaso o meglio, questo passaggio, questo momento fino ad oggi, ha evaso tutte le osservazioni, le ha evase ufficialmente, ha omesso qualcosa e se queste omissioni potrebbero comportare altri problemi. Allora ci ritroviamo oggi purtroppo a discutere alla luce di queste 195 osservazioni, 198 osservazioni, di un problema reale. Perché io sono sicuramente convinto che l'amministrazione, nella persona del sindaco e di qualche altro consigliere di maggioranza che sta lavorando per questo territorio, di dare atto che chi è stato eletto in maggioranza debba continuare a operare, a lavorare e a occuparsi ovviamente delle attività di maggioranza. Chi non è stato eletto, è stato opposizione, ecco, in un palo di minoranza, palo di opposizione, si deve opporre legittimamente laddove la maggioranza è carente o diciamo potrebbe essere anche supportata, perché io penso sempre che nell'ambito del territorio ci debba essere un unico obiettivo, quindi è quello di lavorare per la comunità e di non interferire o fare solamente una opposizione senza logica o solo per il partito preso. Purtroppo, come dicevo, oggi ci ritroviamo a discutere dei punti, su delle problematiche che trovano, e io lo ripeto, probabilmente qualcuno se l'aspettava, su delle incompetenze. Incompetenze che non vorrei addebitare
al tecnico deputato alla redazione del piano, ma ha degli indirizzi che sono dati, come d'altronde tutti quanti da una parte e dall'altra, dalla maggioranza e dall'opposizione hanno detto, agli indirizzi politici. Chi li ha dati gli indirizzi politici per la redazione di questo book? Un unico soggetto, l'assessore all'urbanistica. Io ho chiesto, ho verificato che su questo piano nessun altro ha messo naso, né è stato chiamato in causa l'ufficio tecnico per alcune problematiche che purtroppo sono state inserite volontariamente o involontariamente in questo strumento, in questa previsione di piano, né l'ufficio tecnico né altri soggetti. Ma l'hanno firmato. Si è parlato di strategie politiche, e le strategie politiche quindi sono per forza frutto di una mente che secondo me ha sbagliato in questo settore, ha sbagliato sugli altri, ci troviamo sul nostro territorio a pagarne le conseguenze. Io mi auguro che come il consigliere Petrella ha raccontato di una favola per rappresentare questo problema, io con qualche amico mi sono permesso di paragonare la situazione di questa maggioranza ad una cassetta di mele marce, cioè di mele marce o di mele che stanno marcendo, cioè un'attività politica che viene continuamente come dire, rallentata, sospesa, alterata, bloccata da situazioni che purtroppo hanno luogo per in seguito a delle iniziative private. Ci vogliamo rendere conto, Sindaco, perché io rispetto il lavoro che sta facendo e che questa amministrazione, che a San Marcio al Cupolo c'è qualche soggetto politico che non ha purtroppo con la politica niente a che vedere. Cioè non ha capacità, non ha competenze e le rifiuta o preferisce isolarsi o isolare l'attività di gruppo, perché non ha nulla a che vedere con quello che è lo spirito di una squadra, di una comunità, di prendere spunto o di confrontarsi. Assolutamente, se vengono fuori i confronti da parte di chi probabilmente ne sa qualcosa di più, vengono sempre messi in disparte o addirittura si deve fare il contrario. Così per le situazioni che si stanno sviluppando in altri ambiti, non voglio ripetere perché sono stati detti anche in altre situazioni. Per cui io questo piano ritengo che effettivamente non venga, architetto Iadarola, delle grosse contraddizioni con quello che sul territorio è stato fatto fino al giorno prima della elezione. Vengono fuori degli elementi in grossa contraddizione con le strategie che purtroppo sono state riportate su ogni risposta alle osservazioni. Cioè l'osservazione non è compatibile con le strategie del PUC. Io personalmente non ho capito le strategie del PUC quali sono. Cioè abbiamo fatto degli incontri con gli operatori tecnici, però alla fine le strategie del PUC non si sono neanche state comprese, forse, o forse qualcuno le ha fatte proprio, o sono situazioni o sono presupposti personali. Il piano presenta grosse contraddizioni. L'ufficio tecnico non sa rispondere perché chiaramente. Mi chiedo scusa se mi interrompo. Sì, sono stati. Sì, sono stati. No, è questo. Allora, due cose. Uno, secondo me, per poter cominciare a parlare serenamente, Sindaco, 148 osservazioni, una serie di problematiche nate, devono per forza dare la rappresentazione adeguata. Abbiamo a che fare, c'è un interlocutore in questo comune che per l'urbanistica deve essere messo da parte. Ci vuole una nuova figura capace di interpretare il territorio, di interpretare le esigenze e di guardare avanti.
Quindi si parte da questo riscontro, poi si vedrà, insomma, ci sono stati tecnici che sono cambiati in precedenza, è arrivato l'architetto Iadarola che si è sobbarcato questo onere, benvenga, si ricomincia, si può ricominciare, però facciamo in modo che anziché 148 osservazioni, una serie di problematiche per il futuro, ce ne siano meno. Grazie. Grazie consigliere Tei, grazie signor Presidente, abituato. Allora, chi vuole dare la risposta? Devo dare... Prego, assessore. Certo, ringrazio il concittadino Zampetti per il suo intervento, lo ringrazio anche perché sono stata in precedenza definita, mi sembra di capire, come personaggio della favola, come impostore, adesso invece come incompetente. In materia, certo, ci mancherebbe, non voleva essere il suo intervento offensivo, non mettevo in dubbio questo, assolutamente. Però mi dispiace doverlo deludere su alcune sue affermazioni, prima di tutto perché il piano adottato è stato adottato da una precedente amministrazione che aveva infatti una compagine diversa. È stato condiviso anche dalla, diciamo, nei vari passaggi dalla maggioranza e portato all'attenzione anche il discorso di partecipazione anche della minoranza. Ci sono state riunioni in cui è stata presente anche la minoranza e mi ricordo che era anche lei presente perché faceva parte della minoranza a suo tempo. Non posso dire che ci sia stata un'unica mano, mi dispiace, mi farebbe forse piacere di essere unico artefice di un piano, purtroppo non lo sono stata perché abbiamo questo vizio bruttissimo noi della maggioranza di condividere tutto, quindi non solo perché la delega è dell'assessorato ma le decisioni sono dell'amministrazione. Questo è un principio che vorrei sentire qualche altro della maggioranza in merito a quanto lei sta affermando. Certamente, posso essere smentita, però posso dire che nelle sedi opportune non lo sono, quindi è probabile che possa essere smentita, questo non lo metto in dubbio. E è stato questo piano anche condiviso dall'attuale maggioranza perché ne ha fatto, quindi lo ha portato all'attenzione della popolazione proprio durante la campagna elettorale, quindi non si può dire che non era a conoscenza e che non condivideva né la filosofia del piano né quello che era la struttura, quindi del piano così come veniva presentato. Che ci siano state 148 osservazioni, io lo vedo come lo vedo positivamente, un pregio e non un difetto, perché vuol dire che si è pensato a una pianificazione del territorio non attraverso una politica cosiddetta della pampanella, quindi a soddisfare l'interesse singolo, ma a vedere un disegno complessivo del territorio che non tenesse conto dell'interesse del sindaco, del singolo, ma che tenesse conto di un interesse generale di pianificazione di un assetto di sviluppo di un territorio. Quindi io lo vedo sotto questo aspetto e questo è l'aspetto che ha praticamente contraddistinto sia la vecchia maggioranza che l'attuale maggioranza nella pianificazione. E ripeto, è una pianificazione che è sempre stata condivisa. Non si può assolutamente addebitare a questo assessorato di aver preso delle decisioni. Anche dall'ufficio tecnico, scusi. Anche per quanto riguarda l'ufficio tecnico, posso dire, è qui presente anche in aula, un componente dell'ufficio di piano che, come leggerò dopo nella relazione, è stato presente, ha dato un grosso contributo durante tutti i passaggi che hanno portato, quindi che stanno portando all'iter procedurale che porterà poi alla... Ma com'è possibile se è stata fatta una formazione su un organo di stampa che gli errori o le omissioni sono state commesse dall'ufficio? Su questo mi permetto di dire che sono venuta a conoscenza da poco che c'è stata un articolo di stampa in cui addirittura si virgolettava quella che dovrebbe essere una mia dichiarazione mai rilasciata, che non ha, perché non ho mai avuto il piacere di poter parlare con l'articolista dell'argomento, quindi non ho mai rilasciato alcuna dichiarazione, e che semplicemente è stata desunta artatamente dalla risposta, credo, immagino, alla interrogazione che è stata proposta dalla minoranza. Tra l'altro,
mi permetto anche di dire che saranno interessati gli organi competenti, perché è stato, diciamo, riportato in maniera non corretta e non anche virgolettato non quello che era il contenuto della risposta all'interrogazione, ma semplicemente delle supposizioni virgolettate, quindi attribuendo a me delle espressioni mai rilasciate. Quindi su questo ci tengo, perché io non ho mai assolutamente dato responsabilità all'ufficio del rallentamento del PUC, assolutamente, ben me ne guardi, e i dipendenti lo sanno tutti, sia l'ufficio tecnico che tutti i dipendenti, che so assumermi le mie responsabilità, ma non le addebito ad altre, ove ce ne fossero. Grazie. Grazie Assessore. Volevo invitare l'architetto di Adorola, qualora intendesse intervenire senza problemi può intervenire in qualsiasi momento. Quello... Magari alla fine, va bene. A questo punto... Se potevo fare una piccola precisazione in merito a quanto affermato dall'assessore Gento, perché farla poi successivamente perderebbe il senso. Se per, non so chi era preparato, il signor Zanno, se ha la bontà di concedermi giusto un minuto per una piccola puntualizzazione, le sarei grato. Se posso, prego, prego. Caro assessore, la smentita a quello che lei ha testé detto, stesso nella sua risposta, che è qui vergata, nera su bianco, e mi permetto di leggerla. Assolutamente. Per errore degli uffici, questo non lo abbiamo scritto, competenti, non risultava acquisita al protocollo dell'ufficio tecnico. Si parla della famosa PEC che sarebbe arrivata e non sottoposta all'attenzione della Giunta. Grazie. Mi scusi, ma il virgolettato dell'articolo che ho avuto modo di leggere riporta fedelmente quanto da me riportato nella risposta all'interrogazione? Non ho letto l'articolo. E allora, legga l'articolo e veda se io ho scritto che c'è stato un rallentamento attribuibile agli uffici oppure che abbia detto quello che è stato riassunto nell'articolo. Ma non è argomento di consenso. E allora non lo porta all'attenzione. Sarà argomento di chi ne sarà deputata a decidere. Allora, a questo.